Spegni il fumo, accendi la vita. È con questo slogan che l'ONG Rich Italia Missione Bambini lancia l'omonimo progetto in occasione della Giornata Mondiale del Tabacco 2010. Beh, una giornata importante, non potevamo non essere qua oggi per testimoniare, soprattutto quando si parla di giovani, di sport, l'inconciliabilità col fumo. Tutti i dati nazionali e internazionali dimostrano quanto fumare faccia male, per cui la nostra testimonianza oggi, che si aggrega benissimo anche questa campagna magnifica che il Comune di Milano ha iniziato per la sensibilizzazione dell'adozione di bambini a distanza in paesi stranieri, mi ha trovato subito pronta a sostenere questa iniziativa del Comune anche con un'iniziativa regionale assieme a loro. Gli adulti devono iniziare a dare il buon esempio, perché fare campagne sui giovani è importante. È importantissimo, ma non basta. La cultura deve cambiare profondamente, la cultura degli adulti, che dà come esempio e come esempio fondamentale per la vita dei ragazzi il non fumare, deve un pochino, insomma, responsabilizzarci tutti. Il Comune di Milano ha fatto un'iniziativa qualche anno fa che ha avuto un buon successo. Bellezza batte fumo perché le donne hanno la possibilità adesso, grazie alla scienza, di verificare quali sono i danni che le colpiscono nell'aspetto estetico e anche nel loro essere donna dal punto di vista più profondo. Fumare fa male e smettere di fumare fa bene alla propria salute, fa bene al proprio portafoglio e, in questo caso, come ha ricordato prima l'assessore, fa bene anche in termini di attenzione nei confronti dei bambini di altri continenti più in difficoltà, con un significativo effetto leva dal punto di vista economico.